Benvenute e benvenuti a questa presentazione. Trascorriamo un'oretta insieme a parlare di libri e parlare di parole insieme a Beragheno con il suo nuovo libro che è Parole d'altro genere, come le scrittrici hanno cambiato il mondo, edizioni Burr. Penso che Beragheno non abbia bisogno delle mie presentazioni perché sapete tutti e tutte chi è. In particolare, quindi, ci soffermiamo su questo testo, sul quale ci sono tante cose da dire e che è una lettura, a prescindere dall'incontro di oggi, che io comunque vi consiglio perché è interessantissima, per come è stata costruita, per la selezione di testi che ci sono all'interno. Vera ci ha parlato in tanti modi, in tante circostanze di sociolinguistica, di linguistica, di uso della lingua italiana che non è così scontato conoscere, perché quando una lingua la padroneggiamo, insomma la apprendiamo fin da piccoli, fin da piccole, quella lingua crediamo di conoscerla, ma non è esattamente così, cioè la acquisiamo per imitazione, ma poi ci sono delle regole di funzionamento che vanno apprese, no, in un secondo momento. Infatti, quando si apprende una lingua straniera, il procedimento è sempre diverso. Poi a volte è criticato che dovrebbe essere in maniera più naturale, più spontanea, invece un po' più strutturato. In questo caso, con il libro di cui parliamo oggi, si parla di lingua, ma si parla anche di letteratura, si parla un po' di militanza, c'è cioè un libro un po' più articolato da questo punto di vista, quindi anche una novità rispetto a quello che abbiamo letto di te in questi anni. Che cos'è Parole d'altro genere? È un'antologia. Io uso con un pizzico di distanza quasi questa parola, perché antologia è un termine che noi spesso colleghiamo al mondo scolastico e che non sempre ci ha lasciato delle belle sensazioni, perlomeno per quanto mi riguarda. Io trovo che le antologie scolastiche abbiano tanti problemi, siano spesso lacunose, deficitarie o che tendano molto a brandellizzare, a fare proprio a brani, no? A sbranare quella che è la bellezza della letteratura e non fare cogliere invece il senso, no? Mi stavamo dicendo, è un'antologia, vi stavo Questo già dicendo, mi fa ridere. l'antologia è un termine che non mi piace tantissimo per quello che c'è dietro, perché tante volte si perde proprio nelle antologie scolastiche la bellezza dei testi, però questa è un'antologia che nobilita il termine dell'antologia, perché non va demonizzata di per sé come struttura. Se un'antologia viene costruita bene, con un fil rouge, con un nesso che metta insieme le cose, allora può avere un valore. Questo è sicuramente un testo che lo ha. Qui le protagoniste sono delle autrici, infatti il sottotitolo è Come le scrittrici hanno cambiato il mondo, perché in effetti c'è una constatazione da tenere in conto, il fatto che nelle antologie in genere, le antologie scolastiche, tu fai anche un esempio proprio sul libro di storia della letteratura delle tue superiori, in cui c'erano 145 autori uomini e 12 autrici. Cioè, uno scompenso non indifferente. Questo non significa che un autore, un uomo, non sia capace di scrivere qualcosa, perché se no si rischia poi di fare no, l'eccesso dall'altra parte. Certo. Però è anche giusto avere uno spazio, prima di tutto, di consapevolezza e capire che quello che abbiamo ricevuto, perché tutti abbiamo fatto la scuola, è un sapere molto parcellizzato, che non tiene conto invece della varietà e della vastità di autrici che ci sono state e che hanno dato un contributo importante alla storia della letteratura e del pensiero. Qui dentro ce ne sono 42 e io comincio col farti una domanda che con questa premessa non c'entra assolutamente nulla, crederete. In realtà c'entra e la domanda è: qual è il tuo rapporto con Guida Galattica per autostoppisti? Anch'io la prendo larga perché imparo dai migliori, quindi no, no, no. No, è buffa questa cosa che hai detto dell'antologia, perché quando allora, intanto buonasera, vabbè, insomma, fate conto che abbia fatto tutte le presentazioni, non mi piace dilungarmi, perché è chiaro che sono felice che siate qui, quindi diamolo per assodato. Sono felice di essere qui, anche se muoversi con 70 gradi in giro per l'Italia inizia a essere sfidante, Impegnati. esatto, cioè sto aspettando l'elicottero, però vabbè. No, quando allora mi hanno chiamata la prima volta per pensare a questo libro, io ho detto di no, subito. E a proposito di questo, devo fare la premessa della premessa, che è questa. Allora, io non ho mai pensato di avere cose da dire. Ho lavorato 20 anni all'Accademia della Crusca, come è noto, probabilmente lo sapete, ed è stato come fare il militare per 20 anni. Quindi, da una parte, è stato profondamente formativo.
è sicuramente mi ha plasmata. Mi ha insegnato il rigore, mi ha insegnato la precisione, mi ha insegnato che non basta un vocabolario, ma ce ne vogliono di più. Mi ha insegnato di non dare per scontato che la prima risposta che trovi sia quella giusta. Però mi ha anche convinta che la scienza sta altrove rispetto a quello che io sono in grado di fare. Cioè io non sono veramente una studiosa, perché mi annoio facilmente, perché odio le formalità, e nella scrittura accademica c'è bisogno di un certo grado di formalità, come c'è bisogno forse per andare a insegnare di un certo tipo di abbigliamento, di una posa, che io in qualche modo non riesco a avere. Mio papà è un anarchico puro, per molti versi, cioè uno che negli anni 60 è andato a studiare a Mosca, cioè quindi non era tanto normale come persona, non è tanto normale come persona, e continua a essere una persona molto sui generis. E mi ha un po' insegnato questa cosa del non piegarsi troppo a quello che la società si aspetta da te. Però il lato B di questa questione è che davvero in tutti gli anni che ho lavorato in Crusca ho visto gente che riusciva a tirare fuori delle cose magnifiche da un testo del 600, da... Io sono una contemporaneista, io seguo quello che succede online, io mi occupo di marginalità perché mi interessa quello che succede ai bordi della società, mi è sempre interessato quello, ok? Quindi non c'è un libro che io abbia scritto, questo è il 13°, poi è uscito già anche il 14°, adesso a fine agosto esce il 15°, quindi sono un po' così, è un momento in cui ne ho scritti diversi tutti di fila, non c'è nessuno di questi libri che io abbia concepito nella mia testa, abbia scritto e poi presentato a una casa editrice. Questo mi mette anche in una posizione di grande privilegio, cioè tutti i libri mi sono stati commissionati. Persone sono venute da me, tutte donne, io ho solo editrix, non ho editor, ho solo delle editrix, quindi non lo so, Newton, Einaudi, Longanesi, Cesati, FQ, tutti e tutte sono arrivate da me dicendo ci piacerebbe che ci scrivessi un libro su questo. Ad alcuni progetti ho detto di sì, molti ho detto di no. A molti ho detto di no perché non erano nelle mie corde. Quando è arrivata Caterina Campanini, che io ringrazio, infatti, insomma, c'è nei ringraziamenti, e mi dice: stavamo pensando con Rizzoli, con la classica, con Burra, di fare un testo che potesse dare lustro a una serie di autrici che noi abbiamo nel catalogo dei classici e che sono un po' dimenticate. Vorremmo fare un percorso letterario con delle autrici scelte da te. E io, un'antologia. No, non la chiamare antologia, perché è la maledizione di Tutankhamon. Cioè, se tu chiami un libro antologia, non vende. E quindi chiamalo percorso, sentiero, raccolta, suggestione, labirinto, supercazzo, tutto quello che vuoi. Ma sì, vabbè, questa è una vecchia citazione, non lo chiamare antologia. Quindi mi ha fatto molto ridere che tu sei proprio, visto che lavori con la scuola, sai che antologia è the nail on the coffin, no? Cioè, proprio, cioè è la fine, non venderà. Quindi questa non è un'antologia, anche se sembra, e ha molte caratteristiche dell'antologia. In prima battuta io a Caterina ho detto di no. Caterina, le riconosco, lo dico tutte le volte, Caterina ride molto, c'è una specie di storia d'amore fra noi due ormai. A Caterina io devo questo libro, e questo libro lo dobbiamo a una caratteristica di Caterina, che è la tigna. Come la peggiore, o il peggiore degli stalker, sta donna non si è arresa al primo no, neanche al secondo, neanche al terzo, cioè ha continuato a farsi, no, ma secondo me invece potresti metterci questo, secondo me potresti fare, cioè, Caterina, io non sono una che si occupa di letteratura, cioè io la fruisco la letteratura, la amo, la leggo, ma che posso dire, cioè ci sono persone che fanno letteratura comparata, no, robe serie, io sono una pezzetta, no, veramente. E alla fine è stata talmente insistente, veramente, che io ho detto, vabbè, pur di tenerti buona, proviamo a fare sto libro. Diciamo, questo è stato il mio atteggiamento all'inizio. E poi, e anche questo lo racconto sempre, è successa una magia. E la magia è che ho iniziato a pensare alle donne che avevano avuto un'influenza sulla mia formazione, da Saffo a Margaret Mitchell, a Louisa May Alcott, a Catherine Mansfield. Io ho amato tantissimo tutto il romanticismo, diciamo, inglese, perché
poi dietro casa dei miei a Firenze c'è questa villa all'ombrellino dove sono passati tutti, le sorelle Bronti, appunto, insomma, C'è una tutta. grande suggestione anche proprio Sì, cioè, locale. proprio ho capito l'idea che alcune di loro sono sepolte lì nel cimitero degli inglesi, cioè c'è tutta una serie di. Ho iniziato a rileggerle, Mary Shelley, con un occhio diverso, cioè con l'occhio della persona adulta. Ci sono molti di questi testi che io erano 20, 25, 30 anni che non leggevo perché li ho letti magari a 16, 17 anni. E la magia è stata che questi testi non solo hanno iniziato a conversare con me, cioè non era solo che, sai, quando tu inizi a leggere qualcosa che ti piace e sembra Ti che parli. no, sì, ma hanno iniziato a spiegarmi la vita, cioè mi hanno iniziato a spiegare le cose della mia vita, quello che io ero oggi e rivedermi, cioè rivedere me stessa 47enne in questi testi che avevo letto a 16-17 anni, è stato abbastanza, come dire, un flash. Cioè, è stata una cosa che veramente sembrava quasi una rievocazione dall'oltretomba. Allora ho chiamato Caterina e le ho detto: guarda, forse può venire fuori qualcosa di bello da questo progetto, però ti chiedo un favore, ti chiedo se invece che solo collazionare i testi, posso scrivere dei brani introduttivi. E lei all'inizio era un po' scettica, ma in che senso? Mi piacerebbe tirar fuori da ogni relazione che io ho intessuto con ognuna di queste donne, ognuno di questi testi, una parola chiave che ha a che fare o con la mia storia personale o con la storia di me come parte di una collettività femminile o come storia delle donne in generale e farci un discorsino sopra. E la sua reazione è stata: guarda, se ti senti di farlo, ok. Poi la seconda questione è stata quante? Che il problema non è stato trovarne 42, il problema è stato non mettercene 420. Escludendo. Perché in realtà questo è un graffietto sulla superficie della letteratura femminile sommersa, ok? Per la maggior parte della letteratura femminile effettivamente è dimenticata. 42, perché 42, qui appunto rispondo alla tua domanda, si parlava di 30, di 40, di 50, ma perché usare una cifra tutto sommato, come dire, standard, non parlante a sua volta. Allora, avevo pensato alla mia età, 47, che però è un numero un po' bruttino, no? Cioè, un po' metà così, credo sia un numero primo, 47, se Se vado sconfiniamo in un ambito come la spannometricamente mi matematica, sembra non di sono in sì. grado E di poi risponderti. mi sono ricordata che c'è un genere che è poco rappresentato, c'è, ma è poco rappresentato, che è il mio preferito, la fantascienza. Io sono una maniaca della fantascienza, dai fumetti ai manga, agli anime, alle serie TV, ai film, ai libri. Non è che nel catalogo Rizzoli classico abbondassero le fantascienziate, e quindi ho pensato di, come dire, creare una cornice fantascientifica che è questo 42, perché 42, chi di voi ha letto Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams sa che è la risposta che questo supercomputer costruito dagli umani fornisce dopo milioni di anni di computazione, comunque tanti tanti anni di computazione, alla domanda sul senso della vita, l'universo, tutto quanto, no? E quindi in maniera inattesa questo computer risponde 42, ok? E quindi mi sembrava come dire, un contenitore adatto. Cioè, perché scegliere una cifra a caso? 30, 50, 100? 100 veniva fuori troppo grosso. Infatti io avevo detto 100, era invendibile il libro. Beh, sì, Però le doveva avrei essere. trovate 100 donne e anche 100 parole, non avrei avuto molti problemi. Finisco raccontando un ultimo pezzettino, poi mi puoi abbattere, ne hai facoltà. No, perché, allora, io credo che una delle parti più interessanti di questo libro, di cui durante la lavorazione mi sono innamorata, è proprio quello che è successo dietro le quinte, non solo il prodotto finale. Allora, la cosa successiva è stata: ok, io ho creato dei collegamenti con donne, quasi tutte del passato, alcune del presente, per esempio Giovanna Cristina Vivinetta, Vivinetto, che nel frattempo è diventata, diciamo, una mia amica, e stiamo progettando di fare qualcosa insieme. Lei è del 94. Potrebbe essere mia figlia, ed è di Siracusa, però ci sentiamo, insomma, ho una grande ammirazione per lei e tutte cose. Però sono dei rapporti in diacronia, cioè nel tempo. Mi mancava ancora una parte, perché io non sono frutto solo di questa storia. Cioè, io ho la percezione di essere qui oggi, conciata come sono,
posso fare le cose che faccio grazie a tante donne in più, ma anche a queste donne che sono qui dentro. Ma c'è un'altra questione, io sono frutto di una rete nel contemporaneo, cioè le donne che io ho incontrato da quando ho iniziato a militare, da quando ho sentito il bisogno di diventare femminista in maniera esplicita, mi hanno aiutato tantissimo nel mio percorso di formazione, di presa di coscienza, e mi sembrava brutto escluderle. Cioè, perché solo le grandi donne della letteratura? E allora ho richiamato Caterina, con cui nel frattempo è nato un altro rapporto di amicizia, e le ho detto, mi piacerebbe in fondo ognuna di queste parole che ho scelto, madre, come dire, matrimonio, puttana, zitella, aborto, corpo, disobbedienza, no? Tutte parole del genere, mi piacerebbe aggiungere un consiglio di lettura. E il consiglio di lettura sono quasi tutti saggi, quasi tutti di autrici, quasi tutti di autrici viventi. E quindi lì troverete anche una rassegna di 42, una selezione di 42 pezzi grossi, secondo me, della saggistica contemporanea, soprattutto di ambito femminista, da Carlotta Vagnoli, che potrebbe essere era un po' turbata quando ha scoperto di essere stata accostata a Gelosia e a Saffo, quindi Saffo, Gelosia, Carlotta Vagnoli, cioè un percorso abbastanza potente, a Daniela Brogi, a vabbè, c'è anche Virginia Woolf, ma perché Virginia Woolf, una stanza tutta per sé, è stato un po' l'inizio del mio femminismo. Però ecco, sono tante donne che scrivono cose fighissime oggi, quasi tutte più giovani di me, e mi sembrava giusto rendere omaggio anche alla ridicolarità del mio femminismo, perché penso che non si possa fare il femminismo in solitudine. Io penso che abbia fatto molto bene ad ascoltarti, Caterina, giusto? Sì, Editrix, Caterina, che poi fra l'altro poco fa mi ha avuto un attimo di... ci sono rimasto un momento sul, a proposito di relativismo linguistico, perché hai detto io lo devo alla sua tigna, no? Devi sapere che da noi tigna ha anche un altro significato. È una malattia, no? No, voglio sapere. È la tendenza più diffusa nel genere maschile a perdere precocemente i capelli. Ah, quindi, non lo sapevo! Ecco, sì, quindi quando l'alopecia, l'alopecia! No, l'alopecia è più localizzata, invece la... la tigna come quella degli animali, sì, ecco, quindi mio marito ti sta indicando un esempio materiale della ma cosa. Ma perché c'è tanto testosterone? Vabbè, compensa con la barba, va bene, vedi, abbiamo così, ridistribuito. Voglio sapere il resto. No, no, per carità, no, era solo un'osservazione. Una punta, lui ha una punta di qui. A proposito della lingua e di quanto la lingua poi può dare anche equivoci alle volte. Ah, vabbè, allora noi a Firenze usiamo male cazzim per questo, e quando ne ho parlato in area meridionale c'è stato quello, no, ma da noi cazzim è una cosa molto più complessa che no, però intendo dire l'insistenza, la caparbietà, ma anche quando diventa fastidiosa. Capito? No, noi qua non lo usiamo molto, no, non è molto toscano, credo, la tigna in quel senso. Ecco, sì, vabbè, per... Sì, sì, poi dal contesto, appunto, come sempre, no? Dal contesto poi desumi il significato della parola, c'era stato solo quel momento di crisi. Vabbè, come quando io ogni tanto dico da ragazzina, poi io sono diventata anoressica a un certo punto, ma da ragazzina, prima di diventare anoressica, ero una patata. Nel senso che avevo la forma del tubero, e patata però in molti dialetti, insomma, in molte lingue reali vuol dire, no? Insomma, organo femminile, e quindi... Forse questo so, è più... Io non lo sento, cioè noi usiamo, adesso non entriamo nel dettaglio, ma ti assicuro che in Toscana non la chiamiamo così, la chiamiamo in altri modi, vabbè, molti altri modi. Si può parlare di tutto se se ne sa parlare, no? Certo. Delle cose, a proposito... Belli ci insegna. Visto che abbiamo parlato di aspetto, io ho rintracciato un po', ma lo farete anche voi leggendolo, all'interno di questa... Ok, non antologia, allora raccolta, selezione di testi, alcuni temi comuni che si ripresentano in più di racconti, poesie, ci sono testi anche di tipo diverso. E uno di questi temi è sicuramente quello dell'aspetto, sì, anche aspetto fisico. Per esempio, sono rimasta molto colpita da un brano che tu hai messo in un testo teatrale, anche perché io vengo da una formazione teatrale, quindi sai, poi hai quei punti Claude un po'... Cahun. Esatto, Claude Cahun, con un testo che è una rivisitazione della Elena di Troia, ma ho scoperto poi che questo testo raccoglie, il testo originale, raccoglie tutta una serie di
rivisitazioni, sono Sì. delle narrazioni, nuove narrazioni di miti antichi. Questa è una cosa che va molto anche di moda. Con livelli più alti, più bassi, insomma, ci sono varie possibilità, però lui ne fa una lettura molto, molto bella, molto interessante anche di come questa bellezza di Elena di Troia sia stata utilizzata, la sua interpretazione è questa, è stata utilizzata come un prodotto di marketing, cioè ce la dobbiamo vendere la bellezza di Elena perché serve, la sua bellezza ci serve poi per i nostri fini bellici, politici, quello che sia. Mi ha fatto venire anche in mente un bellissimo graphic novel edito Bao che si chiama Bellezza, un bel librone rigido, racconta una storia bellissima di una ragazza brutta, brutta proprio, si chiama Baccalà, fa anche puzza di pesce perché lei pulisce il pesce, sventra questi pesci, quindi puzza, e chiede, ha la possibilità di esprimere un desiderio e chiede ad una maga di realizzarglielo. Lei vuole essere bella, la maga glielo realizza, ma ad una condizione: questa bellezza sarà solo apparente. In realtà lei è sempre quello che è, diventa solo agli occhi degli altri, chi la guarda la vede bella, e questa bellezza le causerà una marea di problemi, perché in realtà non è la soluzione poi alle cose. Ecco, questo tema del corpo, della bellezza o della bruttezza, cioè dell'aspetto, come lo hai letto attraverso questo testo, in particolare il testo di Caun? Perché proprio Elena di Troia? Perché là dentro ci sono anche altre narrazioni, no? Sì. Tu hai scelto proprio Elena di Sì. Troia. Mi incuriosiva un po' sapere come ci sei arrivata, perché hai scelto proprio questo. Ma allora, io penso di avere sempre avuto un rapporto molto irrisolto con la mia fisicità. Non solo in termini di bello brutto, ma proprio di dimensioni. Ho sempre desiderato essere una di quelle donne Le 1,50 piccoline. m per 35 kg, Vanessa Paradis, vi ricordate? Piccolina, così, Amélie, no? Invece so sto coso, sta militaressa, no? 1,78 m, spalle larghe, tutti mi chiedono che sport ho fatto, nessuno. Cioè, sono nata così, con queste spallone, capite? Quindi, e ci ho messo molto a scendere a patti con le mie dimensioni. Perché poi le dimensioni corrispondono un po' anche allo spazio che occupi nel mondo e a come occupi quello spazio. Per cui la questione del corpo è qualcosa che mi angustia, mi sfida e su cui mi faccio tante domande. Perché io ho 47 anni, ho iniziato a scivolare verso l'anoressia che ne avevo 16, 15-16, quindi ho passato 30 anni della mia vita avere un rapporto da gestire col cibo. Poi adesso, dall'alto della mia anzianità, non ho risolto, ho tutta una serie di piccole manie che però non mi rendono socialmente fastidiosa. No, nel senso che non me ne accorgete neanche, ma non metterò mai neanche sotto tortura lo zucchero nel caffè. Non mi vedete mai bere una bevanda zuccherata, non bevo la birra per lo stesso motivo, però bevo il vino, no? C'è tutta una serie di ortoressie mie che mi permettono di gestire questa cosa, che però è sempre lì. Cioè, è come quando hai un disagio mentale, no? Credo. Cioè, appena hai un attimo di calo, per esempio un calo di tensione, quella è la cosa che viene fuori. Per dire, ieri mi sono provata un vestito che non era fatto per me, perché sembrava una mondina di correggio, con tutto il rispetto delle mondine, non era il mio stile, e ho proprio risentito questo malessere che sentivo ai tempi dell'esplosione, diciamo, dei disturbi alimentari. Quindi il corpo mi interessa molto. Il corpo come soggetto, non come oggetto, ma come soggetto, come influisce poi su tutto il resto, come influisce sulle nostre performance nella società, come influisce sulla nostra sessualità, sulla percezione di noi stesse. Qui parlo soprattutto al femminile, ma in realtà è una questione che sta diventando sempre di più anche maschile, no? Cioè, nella società della performance noi dobbiamo essere eternamente belli e belle, giovani, prestanti. La nostra è una società grassofobica, purtroppo, senza motivo, poi, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Caun, che vive, cioè che scrive questa cosa all'inizio del Novecento, forse è una delle prime persone, gender non-conforming, diciamo così, che cavalca esplicitamente questa cosa della non conformità di genere nella nostra parte di mondo. A un certo punto si rasa i capelli e poi dei giorni si veste al maschile, dei giorni al femminile. Se voi cercate online delle immagini di Claude Cahun, vedrete che
è molto androgina, diciamo così, no? E mi piaceva l'idea di pensare che l'unica cosa che noi realmente conosciamo di Elena, perché se io dico Elena di Troia, ah, era bellissima, no? Fosse in realtà progettata a tavolino. E questo è quello che lei racconta, che Caroline racconta, dice Elena era una donna bruttarella che decide di diventare gnocca, ok? Decide a tavolino di costruire la sua bellezza e quindi fa il corso di portamento, impara a vestirsi in maniera che le doni, si trucca, crea il mito della bellezza. Ma cosa bella è un'altra, che siccome lei irretisce uomini, quando questi uomini si trovano a tu per tu con la Elena senza i filtri, chiamiamola così, a quel punto sono troppo dentro la vicenda per dire mamma mia, non sai come mi aspettavo, me ne vado. E quindi fanno le cose che devono fare, passano le notti con lei e contribuiscono a perpetuare il mito della bellezza. Oh, sono stata con Elena l'altra notte, una cosa meravigliosa, una donna incredibile. Cioè, è tutto finto. Però è anche buffo perché è un mito che si basa su una specie di, come si può dire, di timidezza reciproca a dirsi ma guarda che è bruttina, no? Perché ti sono tutti così tanto impegnati. È un po' come vestiti nuovi dell'imperatore, no? E infatti, quel principio lì. E però a me la cosa che è venuta ancora più in mente sono i filtri Instagram. Cioè quante volte, adesso leggevo ieri di questa influencer cinese che ha girato su CNN, l'ho letto, influencer cinese, una bellissima motociclista, una ragazza cinese, quelle che piacciono poi, con gli occhioni, no? Che uno già intuisce che ci possa essere del filtro, ma la cosa buffa è che è un uomo cinquantenne, cioè che ha detto come uomo cinquantenne, motociclista sfigato, coi capelli lunghi, non mi considerava nessuno, da quando ho iniziato a usare questi filtri che mi tramutano in giovane donna motociclista, centinaia di migliaia di persone, non esiste, no? E questo ci pone anche una serie di interrogativi su della post-verità, no? Cioè che quanto a un certo punto inizi a contare la narrazione più dei fatti reali. E quindi ci sono dei fili molto precisi con il presente, perché la nostra è una società dell'apparenza. Cioè io non so se voi ci fate caso, mi viene in mente, leggevo giusto di, oddio come si chiama quella di, quella che è stata licenziata adesso da Mediaset? Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, che se voi guardate le sue cose su Instagram sembra più giovane di me, no? Cioè sembra 25enne, poi c'è la foto quella non filtrata e ovviamente dimostra la sua età, ma non c'è nulla di male. Quello casomai che è male è che lei sente il bisogno di sembrare 25enne, no? E questo è il triste, infatti non è l'essere più vecchi, anch'io ho la mia età. Eppure è buffo che ogni tanto online una delle offese che mi arrivano, questo dai più giovani, quando c'è la rivolta incel contro le cose che dico, che si trovano questi ragazzini che odiano le donne, ma non sanno neanche perché, mi dicono, ah, sei vecchia, grazie al cavolo, cioè sono dei 75, voglio dire, mi posso anche permettere di essere vecchia nel caso, non è un problema. Questa percezione del proprio corpo che, no, che deve essere sempre in un modo, poi può avere anche un'altra sfaccettatura, al contrario, questa te la dico perché poco fa dicevi, no, il mio modello sarebbe quella piccolina, io sono alta 1,58 m, soffro 47 kg, ma il problema è un altro, il problema è farsi prendere sul serio, perché io non dimostro l'età che ho, io ho 36 anni ma ne dimostro meno, lo so, è sempre stato così. Un paio di anni fa sono stata negli Stati Uniti e mi hanno chiesto il documento per poter comprare una birra, ma avevo già più di 30 anni e non ne dimostravo 18, quindi questa cosa poi no, è vero. Ti porta che gli adulti, sì gli adulti perché non mi sento un'adulta, forse c'è anche questo, gli adulti non ti prendono sul serio e poi devi darti molto da fare per riuscire a fare capire che forse 2 più 2 lo sai fare, magari 2 più 4 no, però a 2 più 2 quantomeno ci arrivi. Io per esempio, cioè io capisco che per esempio io posso andare in giro da sola per il mondo, nessuno mi dà noia in linea di massima, perché comunque anche quando cammino c'è un mio ex che diceva sembra che tu debba sfondare i muri, questa è la grazia con cui cammino, no? da cosa? Tutto a posto, forse. Spero che non sia morto nessuno. Sì. Sono tutti vivi. Ok, no, arriva su qualcuno. Tutti vivi. Comunque ha dei vantaggi però, cioè io giro per il mondo e si è spaventato, vedi?
ragione. Ma tutto a posto, sono tutti salvi. È tutto tranquillo. Non devi salvare Ercole, nessuno. Giusto? Sì. Ercole. A posto, Ercole. Ercole. Basta. No, quindi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, certo. Però comunque, come vedi, la questione del corpo poi influisce da una parte e dall'altra. Influisce quando è troppo tutto, influisce quando è troppo poco, influisce quando sei troppo giovane, influisce quando sei troppo vecchio, influisce quando hai delle misure fuori standard, cioè è un casino. Quindi è qualcosa che è molto al centro. Mi rendo conto che alla fine torna più volte perché senza volerlo ho scritto una specie di autobiografia indiretta, questa è la verità. Cioè se io scorro poi le 42 parole, sono tutte connesse alla mia vita. A proposito di sentirsi, no, dentro un corpo più o meno, immaginiamoci quando questo corpo ha più cose che non vanno secondo la norma, no? Perché un altro tema che è trattato qui dentro, è con tra l'altro un testo bellissimo, il tema della disabilità. E qui c'è Helen Keller, che è una figura straordinaria, donna sordo-cieca, che ciò nonostante è riuscita a laurearsi, cioè ha fatto delle cose incredibili, e qui è presente un testo che fa venire i brividi, guardate, è di una bellezza incredibile. Lei parla dei sensi, dice: ma com'è possibile che una donna che di sensi ne ha 3 su 5 riesca a esprimere così bene che cosa è il sentire? Perché in realtà noi il mondo lo percepiamo attraverso i sensi, quindi come fai anche a immaginare quando li possiedi tutti e 5 com'è il mondo quando ne possiedi uno di meno, o nel suo caso 2 o quello mm-hmm. che sia. Il testo è veramente fortissimo e ci apre anche alla questione proprio del rapporto con il corpo di chi vive una condizione di disabilità. E per esempio tutta questa costruzione che ancora è tabù rispetto alla sessualità, no? Delle persone con disabilità. Certo. Fra i testi che suggerisce Vera c'è un testo di Marina Cuollo, e io l'ho letto dopo, mentre leggevo questa tua introduzione mi veniva in mente questo un testo di Marina Cuollo che è Viola. Sì, che è nuovo. Marina Cuollo è un'autrice campana, se non sbaglio, che ha scritto questo testo in cui c'è una protagonista, è una ragazza con disabilità, una ragazza che è una biologa, e a un certo punto intraprende una relazione sentimentale e la madre e i genitori insomma sono terrorizzati perché non sanno la figlia come dovrebbe gestire questa cosa, ma forse perché anche qui stanno costruendo una serie, no, di strutture rispetto a quella che è un modo di vivere il proprio corpo, il rapporto con l'altro, la sessualità, che perché dovrebbe restare tabù? Ecco, perché forse è l'unico, no, cioè mi viene da risponderti, perché la nostra, essendo una società che ha un grosso problema con i corpi non conformi in tutti i sensi, ha trovato questa specie di angelificazione come possibile soluzione alla gestione del corpo con disabilità all'interno della società. E io non l'avrei capito questo, devo tutto quello che so nell'ambito della disabilità alla frequentazione delle persone con disabilità, che a volte è learning by doing, no? Cioè quando tu incontri le persone ti rendi conto anche dei bisogni che queste persone hanno, e soprattutto che, ora detto così fa ridere, ma stiamo parlando di persone, cioè persone nere, persone col corpo non conforme, persone con disabilità, persone LGBTQI, ma il punto centrale che ci dimentichiamo è che prima di tutto sono persone, dopo arrivano le etichette, ok? Quindi una persona con la pelle nera, una persona con una disabilità fisica o con una neurodivergenza, quello che volete voi, ma il problema è ricordarsi che stiamo parlando di persone e poi arriva il resto. Sulle persone con disabilità l'incontro per me, ancor più che con Marina, è stato importante l'incontro con Jacopo Melio, con cui io lavoro abitualmente, lui è un uomo con disabilità, e c'è bisogno ogni tanto di qualcuno di un po' iconoclasta, no? Perché se no la narrazione corrente della disabilità è i nostri piccoli angeli, no? A proposito di questo vi racconto un micro aneddoto. Ero a Trieste a fare un incontro bellissimo con, c'avevo 600-700 studenti delle scuole superiori del territorio a parlare con me, era una cosa teatrale, forse tu li conosci, Frati Sotterraneo di Firenze, non li conosci, vabbè, comunque sono un gruppo teatrale che fa delle cose, dei talk. E si parlava di questi temi. A un certo punto alza la mano una ragazza, forse di prima superiore, e dice: ah, io faccio volontariato
con le persone affette da disabilità. Già io. Ok, che se voi un po' mi seguite sapete che le persone con disabilità hanno una disabilità, non sono affette da, perché nella maggior parte dei casi non sono malattie, sono, non è un morbo. Esatto, poi ci sono anche i morbi, ci sono le malattie degenerative, ma è un'altra questione. E voi dovreste conoscerli, dice sta ragazza. Sono tanto carini, hanno tante cose da dirci, se non si mette ad ascoltarli, sono delle persone meravigliose, è che noi società li rigettiamo, ma in realtà bisogna... A un certo punto lei interrompe e fa, però sono anche stronzi. E lei ci è rimasta un po' così, ha detto, perché la vera svolta è capire che tutte le persone hanno diritto alla tridimensionalità, compreso l'essere stronze. Cioè, il migrante stronzo ci sta... Perché non devono essere, no, tutti perfetti, non sbagliare mai, così come la persona con disabilità stronza, così come la donna stronza, eccetera, eccetera, eccetera. E dobbiamo uscire da questa narrazione a santino, perché la narrazione a santino impedisce, per esempio, di comprendere che una persona con disabilità ha tutto diritto di vivere la sua sessualità. Anche se a noi fa strano, noi abili, fa strano, persone senza disabilità fa strano, e guardiamo queste cose con un interesse morboso, no? Cioè, chissà che ci trova il fidanzato di Bebe Vio in Bebe Vio, chissà se ci starebbe se non fosse Bebe Vio, capito? Oppure le foto in cui lui è questo angelo che s'accolla alla persona con disabilità, magari non è così. E quello che a me ha fatto, l'aspetto su cui a me ha fatto tanto bene incontrare Jacopo, Marina, un po' tutte le persone che frequento, è rendermi conto del mio abilismo. Per esempio... L'imbarazzo di distogliere lo sguardo quando vedi una persona su una sedia a rotelle. Perché? Cioè, non è che puoi far finta che quella persona non abbia una disabilità. Ci puoi parlare, no? Oppure la tendenza, sempre dovuta a una certa pruderie, di parlare con l'accompagnatore o l'accompagnatrice. E lui mi diceva, Jacopo, adesso si sta riprendendo, ma è stato molto male, però diciamo prima di stare molto male... Mi diceva, quando vado al ristorante con la mia ragazza, che è una persona senza disabilità, incredibile, tutti i camerieri parlano con lei. E lui cosa vuole? E lui dice, veramente io so parlare e vorrei i bucatini alla matriciana. E rimangono tutti un po' così. Perché togliamo perfino il diritto di parola. E questi sono degli atteggiamenti che in qualche modo ho sussunto anch'io, perché sono strutturali alla nostra società. E io non è che li abbia vinti, cioè ci lavoro tutti i giorni, non solo con la disabilità ma in generale, però penso che bisogna parlarne di più in questi termini, non i piccoli angeli, perché i piccoli angeli non vogliono essere piccoli angeli, questa è un po' la sostanza. Anche perché tu comunque parli molto anche di intersezionalità, no? Certo. Di questo... Ma è chiaro che una persona non è riassunta da un'etichetta, no? Siamo tante cose in contemporanea. Posso fare una considerazione? Certo che sì. Certo. Premessa, io ho studiato la società dell'immagine, ho fatto una tesi di teoria sul corpo delle donne nello specifico. Solo che ultimamente mi sono resa conto come ci sia, io pensavo fosse, forse sbagliando, un'etichetta della comunità etero. In realtà mi sono resa conto, ultimamente parlando con un mio conoscente, di come anche la comunità LGBT via plus sia affetta da etichette riguardo all'aspetto fisico e soprattutto sia una comunità particolarmente grassofobica. Sì. Ho appunto parlato di un conoscente, questo perché mi è venuto in mente, perché più che altro ho parlato con lui stamattina di questa cosa. Lui utilizza molto le app come Grindr, per incontri. Quando manda dei messaggi, l'altra persona molto spesso risponde, come ho detto stamattina, quel ragazzo gli ha risposto, non cerco persone grasse, è scritto nella bio, cioè come per dire, puoi essere la persona più intelligente, più profumata, più pulita, puoi essere un poeta, puoi essere la persona più interessante del mondo, un linguaggio forbidissimo, ma se sei grasso non vai bene a prescindere. Sì. Infatti lui ha risposto, non dico come, però ha risposto. Meglio grasso che... Però questa cosa mi ha fatto riflettere, perché io effettivamente sbagliando ovviamente pensavo fosse una caratteristica più che altro della comunità etero, perché in realtà mi sono resa conto di come la superficialità è fatto che siamo così tanto permeati dall'immagine degli altri che non andiamo oltre questa cosa, mi rende una tristezza infinita. Non ti deve rattristare, ti deve dare uno stimolo a
come si dice, a lavorare sulla questione. Beh, è vero, fra l'altro non è assolutamente detto che la comunità LGBTQIA+ sia meno performativa, no. Anzi, sì. C'è molta omosessualità performativa, molto transgenderismo performativo, come del resto c'è un sacco di attivismo performativo. Cioè, il mio attivismo è più duro del tuo, che è una cosa che io aborro. E purtroppo però la vedo spuntare ovunque. Cioè, chi è la femminista più pura? Chi è l'araldo più puro della comunità LGBT o della comunità nera o quello che è? E questo è esattamente il gioco del patriarcato. Cioè, è il gioco del patriarcato in purezza, dividere il fronte in gruppuscoli che si fanno la guerra. Sulla performatività in particolare della comunità queer, c'è un testo molto bello, che però in italiano non c'è, di Sarah Schulman, che si chiama The Gentrification of the Mind, la gentrificazione della mente, in cui lei ragiona sull'emersione delle elite queer. Cioè, che nella comunità queer, nel corso del... ora lei parla soprattutto degli Stati Uniti, però io la vedo anche qui, si è creata una sorta di high society, che è in qualche modo presentabile, può andare in televisione, può parlare per conto della comunità, vedo che fa così, ma è una roba molto diffusa, e il problema è che a un certo punto questa roba si stacca dalla base e diventa una sorta di, appunto, i nobili presentabili alla comunità non queer dell'ambito queer. E questo è qualcosa che io sto vedendo, lo vedo nel femminismo, lo vedo appunto nelle comunità LGBT, eccetera, eccetera, ed è un problema. La grassofobia mi fa sorridere, in particolare, cioè mi fa disperare, ma inizialmente il femminismo era grassofobico, cioè il femminismo delle origini era fortemente grassofobico perché vedeva nel grasso femminile l'iperfemminilizzazione, no? Cioè la donna ridotta a fattrice o burrosa compagna di piaceri, e quindi il femminismo, esatto, e quindi il femminismo doveva essere secco, dovevano essere secche, arrabbiate, muscolari, capito? Poi per fortuna a un certo punto è arrivato i fat studies, no? Quindi gli studi grassi, chiamiamoli così, e lì a un certo punto si sono incrociati i movimenti, quello per i corpi grassi e quello per il femminismo, però è arrivato dopo il femminismo dei corpi non conformi, chiamiamoli così. Quindi, cioè, questo c'è, cioè quel bel libro di Belle di faccia che ne parla, di Belli e, boh, non mi ricordo, come si chiama, Belle di faccia, che parla proprio di questa, della grassofobia, del femminismo degli esordi. E purtroppo sì, nella comunità LGBTQIA+, confermo che c'è tanta grassofobia. Io la frequento come alleata, però la vedo. La vedo tanto, sì. C'è anche un altro testo molto interessante su questo, si chiama Fat Shame, edito Tlon, ora mi ricordo l'autrice, l'autore non mi ricordo, però è un testo molto interessante su questo argomento. Sì, il tempo vola, perché è quasi un'ora, che però è così piacevole che veramente non, no, nemmeno... Nemmeno però io vorrei, no, dobbiamo chiudere per forza in un modo, perché noi siamo in Sicilia, quindi non possiamo non chiudere con un'arancina. Non so com'è qua, è maschile, arancino, okay. Sì, perché queste sono cose veramente imperdonabili, sbagliare il lato, sai che possono succedere problemi importanti. La terza via. In questa raccolta ci sono in particolare due autrici, una la conoscevo già, l'altra l'ho scoperta in realtà grazie a questa raccolta, perché non la conoscevo ancora. Una è Maria Messina, è un'autrice che purtroppo è stata dimenticata, relegata, ma intanto è un nome importantissimo della letteratura siciliana, ma non solo, proprio per la sua capacità così vivida di descrivere bozzetti anche di vita, di città, di vita familiare e di relazioni anche legate al patriarcato. Lei è stata veramente molto molto abile in questo. E poi c'è una poetessa siracusana, che è appunto Giovanna Cristina Vivinetto, che è l'autrice di cui parlavi, sì, mi parlavi prima, che è
l'autrice scelta per l'ultima parola di questa raccolta. La parola appunto è corpo, anche perché un po' oggi questo incontro è stato in un certo senso orientato intorno al corpo e alle sue diverse sfaccettature. E qui c'è una sua bellissima poesia che si chiama Dove non siamo stati, un testo del 2020. È una poesia abbastanza lunga, io ne vorrei leggere un pezzettino sei d'accordo. Certo. E poi vi invito a continuare la lettura individualmente quando avrete il libro, se l'avete già letto la conoscete. Le stanze che abbiamo svuotato sono abitate da presenze che ci somigliano per sottrazione. Qualcuno da fuori sostiene di averci visti indugiare a lungo, dietro le tende nella luce discreta della sera. Ma non fummo noi mai lì, se non come distrazione, per un sonno altissimo della mente. Dove non siamo stati, i nostri corpi prima di noi erano i corpi degli altri, nel silenzio delle vene, nel sangue che batte perfetto da sempre. Noi eravamo già la carne di qualcun altro. Possedevamo già una forma non data e occhi che scrutano nel buio e che ci sarebbero appartenuti. È un bellissimo... Bello letto anche da te. Grazie. È un bellissimo testo, non è... con gli applausi. È un bellissimo testo e ricollega anche ad un'altra tematica che io ho trovato presente in questo libro ed è quella della condizione esistenziale, che è presente per esempio nel testo di Etty Hillesum, che è di una bellezza straordinaria, il testo che è presente qui, così come quello di Selma Lagerlöf, che credo sia in assoluto quello che ho preferito. Sì? Sì. Vecchia sul ghiacciaio. Sì, questa condizione qui trovate un personaggio veramente suggestivo. Sapete, Selma Lagerlöf, premio Nobel, prima donna premio Nobel nel 1909, donna che ha saputo raccontare il folklore della sua terra, e qui ci racconta la condizione della solitudine in una maniera struggente, di questa donna sola, vecchia, senza nessuno, che trova compagnia nelle anime dei defunti. È qualcosa di... È molto scandinavo, cioè proprio io qui ci sento, cioè... Sento molto, io sono mezza ungherese e sento un po' quella melancolia mitteleuropea che i finlandesi hanno portato all'estremo, insomma i scandinavi e poi i finlandesi hanno portato all'estremo, quindi c'è proprio un male di vivere abbastanza un po' di questa chiusura. Disperante, sì. Però molto molto bella, molto bella. Posso dire una cosa su Giovanna Cristina Vivinetto? Allora, io lei l'ho conosciuta grazie alla cronaca. Giovanna Cristina Vivinetto è una donna transgender e insegnava, credo alle superiori, e a un certo punto, quando ha fatto coming out come persona transgender, è stata licenziata. Non perché non fosse una brava docente, ma perché i bambini. No? Sapete che quando tu parli con una persona trans, diventi trans, giusto? Come quando parli con una persona omosessuale, diventi omosessuale, è così. Peccato parli che però con se una parli con una persona nera, intelligente non succede parli questo. Parli con una persona nera, diventi una persona nera, non lo sapevate? Quindi attenzione, perché bisogna stare attenti. Allora, lei viene licenziata e al contrario di altre persone che non hanno retto, perché ce ne sono, mi ricordo il caso di Chloe, che a un certo punto si è tolta la vita, decide di resistere al sistema e fa ricorso. Fa ricorso perché dice questo non è un motivo di licenziamento, il mio essere persona trans. E lo vince. Non è detto, Cioè, perché... Purtroppo, proprio oggi ho inciso la nuova puntata del mio podcast, quindi poi la sentirete domenica, e ragionavo sul fatto che per esporsi, per come sono le cose oggi, quindi esporsi per fare una causa come quella che ha fatto Vivinetto, ma anche esporsi come ha fatto la ragazza che ha denunciato lo stupro da parte del giovane la russa, bisogna avere molta fiducia nella legge, nella magistratura. Una fiducia che personalmente in questo momento non ho un granché, nonostante ci siano ovviamente eccezioni in tutti i due i sensi, però... Credo che una variabile importante da considerare sia quanta fiducia hai nella legge. Giovanna Cristina Vivinetto l'ha avuta, ha vinto il suo ricorso, è stata reintegrata. Poi ho scoperto che scrive delle poesie pazzesche, veramente ad un'intensità. È per questo che lei è quella che chiude, ma è anche quella a cui ho dedicato la parola corpo, perché è una persona
che è sul corpo, che molti di noi danno per scontato, ha moltissimo da dire, no? E quindi mi sembrava un modo, io inizio con Saffo, no? Saffo che fra l'altro non so quante di voi sapevano della sua omosessualità al liceo, come non credo si sapesse della polisessualità di Catullo, eh? Cioè tutta questa... Io ho scoperto che ho studiato tantissimi autori e autrici o gay o comunque diciamo queer a mia insaputa. Anna Banti, per esempio. Virginia, no? Woolf. Virginia Woolf, esatto. La fettuosa amicizia con Vita Sacra West, no? Fettuosissima. Cioè, qui in questo volume non c'è una lettera di Vita Sacra West che io avevo messo a desiderio e non c'è per un motivo molto semplice. Costava troppo, che era fuori catalogo, cioè a un certo punto quando il progetto si è espanso Caterina è riuscita a ottenere una dote per me, per acquistare i diritti di un paio di autrici fuori dal catalogo Rizzoli, allora lì ci ho messo la diversità, però c'era Vita e c'era una lettera che Vita scriveva forse da Trieste a Virginia in cui le diceva: tu mi manchi come l'aria, cioè io sto fisicamente male per la tua assenza, ti desidero così tanto, ma era una roba, cioè c'era proprio la voglia, il desiderio cocente e ce l'hanno venduta come affettuosa amicizia, ma signori miei, ma basta! E quindi ecco, c'è un arco anche di quel tipo lì, c'è anche la volontà di mostrare la caleidoscopicità delle relazioni umane, poi il fulcro sono le donne, però ho cercato di infilarci anche altro, cioè perché per me vale di più la questione dei secondi sessi, come li chiama Chiara Bottici, cioè a parte il sesso che è sempre stato il genere, il sesso, la persona che è stata sempre considerata lo standard, la base, cioè il maschio bianco, etero, cis, eccetera, 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 a me interessano tutti i secondi sessi, quindi non solo le donne, nate donne, biologicamente donne, antani donne, ma tutte quelle che vogliono aderire alla donnità, cioè non voglio mettere... La mia intersezionalità arriva lì e quindi ho cercato di metterci un po' di C'è Claude, c'è Liv Ferracchiati, ci sono un po' di persone che ho incontrato anche nel corso degli anni e che hanno contribuito a allargare la mia idea di che cosa sia una donna. Bene, grazie. 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 Non so se c'è qualcuno di voi che aveva desiderio di fare una domanda, un intervento oltre a quello che c'è già stato. Abbiamo Ercole. Chiediamo se Ercole ha delle cose da dire. Ercole, hai dei dubbi Ercole, riguardo al corpo? No, lui inserirebbe la 43esima parola, riposo. Ma in realtà la 43esima parola che è arrivata a volume chiuso, ma che ci dovrebbe essere, è rabbia. Ah. Perché penso che ci sia tantissimo bisogno di ridare lustro alla sana e consapevole rabbia femminile. E io in questo momento sono incazzata con un picchio, quindi non con voi, però è un momento della mia vita molto, molto arrabbiato, ma è una rabbia che mi sta veramente portando a fare delle cose belle e quindi va stimata anche quella. Da un autore nostro, catanese, tra l'altro amico mio, insieme a Salvo La Porta, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Elogio della rabbia, sì. A proposito. Mattia, certo, lui Mattia. Vedi, forse noi siciliani risuoniamo su questo. Un po' di rabbia ce l'abbiamo. Sicuramente siete sanguigni, ma nel senso buono. Quindi vabbè, basta. Va bene, allora, grazie. Grazie, grazie a voi. Vera, grazie a Caterina e Chiara, i Mondadori, per aver ospitato l'evento. Grazie a voi per aver partecipato. Grazie al nostro operatore. Ok, va bene. Evviva la Tigna!